Luca Cigarini, emozioni, si parte naturalmente dalla fine, il tributo anche di voi giocatori a German Dennis. Come è giusto che sia, perché German è stato in questi anni una persona e un giocatore, un punto di riferimento, una persona importantissima per noi, per lo spogliatoio, un giocatore che ci ha fatto la differenza, che ci ha permesso di restare in Serie A per 5 anni consecutivi, quindi va solo un ringraziato, un grazie enorme a lui e si fa gli in bocca al lupo, no? Quindi facciamogli in bocca al lupo, però ci mancherà tanto. Veniamo alla partita contro il Sassuolo, un 1-1, tutto nel primo tempo, i gol nel primo tempo, una partita tosta. Sì, una partita tosta, come ci aspettavamo. Il Sassuolo magari non viene da un momento brillantissimo come noi d'altronde, però è una delle squadre che gioca meglio in Italia, quindi sapevamo che sotto il punto di vista del possesso palla potevamo un po' soffrire, però dopo lo svantaggio abbiamo reagito bene, abbiamo trovato quasi subito il pari e poi dopo sì, la partita non ha riservato grosse emozioni, però non era facile giocare con questo campo, contro il Sassuolo e tutto quello che c'era intorno, quindi è un punto, un buon punto, si poteva fare qualcosa di più sicuramente, però lo prendiamo. Non riposate perché c'è subito un impegno, una trasferta su un altro campo di una squadra che vuole ancora e deve ancora continuare a dire la sua, che è l'Hellas, nonostante la posizione in classifica. Sì, meno male, dai, non si riposa, nel senso che così possiamo cercare di tornare alla vittoria che ci manca da troppo tempo. Sono 7 partite che non riusciamo a vincere, è ora di tornare a farlo, speriamo di farlo proprio mercoledì.